trovati a tutti voi ad un nuovo appuntamento con la nostra città TV, 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la trasmissione di informazioni e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune. Vediamo insieme il sommario di oggi. Il Comune bandisce un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 17 insegnanti delle materne a tempo indeterminato. Si potranno scaricare e condividere sui social le sedute integrali del Consiglio Comunale. Al via il secondo bando pubblico Home Care Premium per l'assistenza domiciliare dei dipendenti pubblici ex INPDAP e loro familiari. Oltre 700 partecipanti da tutta Italia e non solo per Da Piazza a Piazza, la passeggiata nel verde della Vallata del Bisenzio. Cominciamo! Nel triennio 2017-2019 il Comune assumerà a tempo indeterminato 17 insegnanti per i nidi e le scuole d'infanzia comunali. Il percorso si aggiunge a quello dello scorso anno con cui sono stati assunti 36 istruttori educativi nelle materne e al concorso per l'assunzione di 8 agenti di polizia municipale bandito pochi giorni fa. L'avvio di questo piano è stato reso possibile dalle stabilizzazioni presenti nel decreto Madia del 2016 e dal numero di pensionamenti previsti per i prossimi anni. Queste stabilizzazioni ci permetteranno di migliorare ancora la qualità dei percorsi educativi dei nostri ragazzi e nello stesso tempo permetterà al Comune di continuare ad investire in quella parte, diciamo, di scuola che è quella 0-6 anni, che è quella più importante, che inizia, nella quale inizia la formazione dei nostri cittadini, e quindi siamo contenti di poter utilizzare questi strumenti. È una scelta veramente molto importante per noi. Le assunzioni, tutte a tempo indeterminato, sono previste entro il 31 dicembre 2019 e di queste 7 scatteranno già a partire dal prossimo anno scolastico 2017-2018. Il bando di concorso con i requisiti e le modalità di partecipazione sarà pubblicato a breve. Grazie a un sistema video on demand creato dagli uffici comunali del servizio informativo, il Comune mette a disposizione dei cittadini la possibilità di visionare le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale, ma anche di scaricare filmati integrali e di condividerli sui social. È sicuramente una forma di trasparenza e comunque sia di apertura alla cittadinanza, è sicuramente una forma anche per i consiglieri comunali di far sapere anche ai cittadini come hanno trattato determinati argomenti. La piattaforma, creata da CMS Multimedialità con il supporto per la parte grafica della rete civica, è responsive, ovvero la schermata di visualizzazione si adatta all'istante ad ogni tipo di dispositivo. Benché i video possano durare dalle 3 alle 5 ore, in realtà ci si sposta velocemente in ogni punto del video e non solo, è stato anche creato diciamo, all'atere del video anche un indice con un sommario dei punti di interesse, per cui l'utente può, cliccando semplicemente su uno di questi link, spostarsi immediatamente nel punto di interesse. Sono già stati pubblicati tutti i consigli comunali del 2017 e uno del 2016. Il piano di lavoro prevede anche l'inserimento dei consigli precedenti fino ad arrivare a quello del 12 novembre 2015. Il servizio di streaming video delle sedute del Consiglio Comunale è attivo dal 2015. Prato è al primo posto in Toscana per numero di utenti che ricevono i servizi e le prestazioni di Home Care Premium Assistenza Domiciliare, il bando pubblico promosso da INPS, in cui la Società della Salute Area Pratese parte attiva, rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici ex INPDAP, ai loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti. È stato fatto un grosso lavoro da parte della Società della Salute Pratese, infatti un numero notevole di dipendenti o ex dipendenti, sicuramente un terzo in più rispetto a quello di circa un anno fa, potranno usufruire questi vantaggi e praticamente liberando risorse anche che l'amministrazione comunale può destinare ad altre persone. Il precedente progetto Home Care Premium ha fornito prestazioni a 78 utenti pratesi. Si ottimizzano le risorse, quelle ordinarie degli enti locali, a cui si aggiungono, però con un target mirato, queste derivanti dalla gestione INPS, però ovviamente c'è un decongestionamento delle presenze dei soggetti che avranno le risorse INPS, che potrà favorire altre persone che sono
fisiologicamente in lista d'attesa per altri servizi nella nostra provincia. Lo scorso 30 marzo si è chiuso invece il nuovo bando 2017, che avrà durata di 18 mesi. In base alla graduatoria nazionale sono ben 129 i pratesi vincitori dell'avviso pubblico ed ulteriori 22 sono tra gli idonei. Si potranno comunque presentare nuove domande e conseguentemente la graduatoria degli idonei sarà aggiornata mensilmente. Per informazioni si può contattare lo sportello Home Care Premium della Società della Salute tutti i giorni dalle 9 alle 13, il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sabato 6 e domenica 7 maggio torna Da Piazza a Piazza, una passeggiata nel verde con la sua 33esima edizione. Un'escursione non agonistica tra le bellezze dei sentieri pratesi, immersi nella natura lungo tutta la vallata del fiume Bisenzio. Già 700 partecipanti provenienti non solo da Prato e dalla Toscana, ma anche da altre regioni italiane, da numerosi paesi europei e dagli Stati Uniti. Un evento unico in Italia, organizzato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio del Comune di Prato. Si fa conoscere le nostre meraviglie, facciamo conoscere il lato bello della nostra città e non solo della nostra provincia e quella che è la natura. Vivere due giorni nella natura è veramente qualcosa di bello da provare e di unico. Il tragitto di quasi 80 km è stato inaugurato lo scorso anno come percorso permanente. Saranno presenti lungo tutto il percorso 11 punti di ristoro e il pronto intervento di Misericordia, Pubblica Assistenza e VAB. La partenza è alle 7 da Santa Lucia. E con questo è tutto anche per oggi. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato e vi do quindi appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Arrivederci!